Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo qualcosa di diverso, ma praticamente uguale. Vado a fare il tagliandone all'andinone. Sta iniziando la primavera, si spera, incrociando le dita. E quindi dopo 8 ore di lavoro, anche secondo il manuale delle istruzioni del libretto, va fatto il tagliando. Il tagliando cos'è? Sostituzione filtri, olio, gasolio e olio motore. Prima di procedere gli do una soffiata anche, perché un po' il polverato è sfrutto per pulire anche i filtri dell'aria, eccetera. Il livello del liquido radiatore va bene. Qui abbiamo il tappo dell'olio, qui abbiamo il filtro del gasolio, fuel filter. Questo qua invece è il filtro dell'olio. Partiamo da quello dell'olio, direi. Mi metto i guanti prima di tutto. Metto la vaschetta sotto facendo defluire e adesso vi spiego. Infatti non vi ho ancora detto che questo video è in collaborazione con Bazar Giusto, e-commerce di articoli di agricoltura, giardinaggio, trovate di tutto. In questo caso mi sono fatto mandare anche questo fighissimo imbuto, che è una bomba, perché in questi casi, quando hai poco spazio per gestirti il rabbocco dal tappo dell'olio, che nell'andini tra l'altro sono stati molto bravi, perché ne ho messo uno qui e uno anche di sopra, è lo stesso identico in base a quello come vi viene più comodo. Però questo imbuto è una figata perché guardate, si mette lì e in un secondo si riempie senza sbrodolare o fare dei danni, quindi è veramente strautile. Trovate tutti questi articoli, anche i filtri specifici per il trattore, sul loro sito, e utilizzando il mio codice sconto avete anche una percentuale di sconto sul vostro acquisto. Guanti XL per mani XL. Ok, allora, chiave del 17. Questa qui è la parte in cui... Fermi, prima di svitare lì, svitate qua il tappo di alimentazione, perché così passa l'aria e passando l'aria non si crea un vuoto e fa prima a uscire l'olio sotto. Dovrebbe contenere, mi sembra, sui 5 litri, qualcosa del genere. Prima ovviamente si spurga il serbatoio dell'olio, poi si cambia il filtro, se non fosse chiaro, altrimenti quando togliete il filtro vi sbrodolate addosso pure e tutto l'olio che c'è dentro il filtro. Ok, dopodiché smogliamo, però essendo già svuotato il serbatoio dell'olio, te n'è molto poco. Ok, poi si lubrifica con un po' di olio nuovo la guarnizione qua in gomma esterna, al filtro nuovo. Perché si fa questo lavoro? Molto semplice, perché altrimenti si sigilla la guarnizione scaldandosi al metallo e poi quando dovete fare la sostituzione del filtro nuovo, del filtro vecchio in questo caso, la prossima volta ce l'avete un po' nello stocchino, perché è completamente tutta sigillata e a svitarlo sono cavoli da cagare. Qua quando si avvita, bisogna un attimo prendere la bolla, si avvita. Quando lo avvitate stringetelo forte, ma non fortissimo, in modo che la guarnizione aderisca, però non troppo forte perché non ha senso. E uno l'abbiamo fatto. Adesso devo togliere il filtro del gasolio, che sarà forse un pochino più complicato perché non è in una posizione tanto comoda. Nell'andini abbiamo il prefiltro, che è questo qui, che così è aperto, mentre girando in orizzontale, un po' un controsenso, questa valvola si chiude il passaggio del gasolio. Questo è un separatore dell'acqua, quindi in pratica è un prefiltro. Io adesso non lo vado a cambiare, vado a cambiare il filtro, quello poi effettivo del gasolio. Ce l'abbiamo fatta. Adesso qui verrà giù un po' di gasolio, è normale. Ok. Da istruzioni c'è scritto che non è necessario riempire il filtro di gasolio, quello nuovo, perché... comunque il trattore ha la pompa, nel senso che quando giri la chiave di accensione, che si scaldano le candele, c'è la pompa che pompa gasolio dentro il filtro. Quindi comunque non è necessario farlo. Per scrupolo uno può anche riempire il filtro, però non succede niente, cioè si può. Ormai nei trattori moderni c'è questa cosa qui, che quando scaldi le candele la pompa del gasolio inizia a lavorare, pompa gasolio già dentro il filtro, tutto l'impianto già pronta per andare al motore, quindi non è necessario. Mi raccomando, anche sul filtro nuovo del gasolio fate il giochino di metterci sulla guarnizione un pochino di olio nuovo, sempre poco poco, però quello che basta perché non si sigilli, è molto importante anche questo. Ok, ora possiamo, come vi dicevo, inserire il nostro amabile imbuto. Vedete che figata, si può benissimo, vedete che rimane, perché ha questa ghiera qua metallica che tiene fisso, si incastra lì e è rigida, quindi lo tiene fisso e si può tranquillamente, anche con una persona solo, altrimenti diventava complicato perché dovevi farti aiutare, perché altrimenti si sbrodola davvero dappertutto, è un casino cambiare il filtro,
l'olio del motore. E così è una bomba, perché tu da solo piano piano metti dentro e va giù. Adesso ne metto ancora un pelo e poi guardiamo l'asticella. Ok, la Landini ha fatto un'asticella molto facile da prendere e molto facile anche da vedere, perché di solito hanno i buchi fatti malissimo. Invece guardate, vedete che si vede molto bene il livello dell'olio tra il buco in alto, quindi siamo quasi al massimo, manca proprio poco, e il buchino in basso invece, che è il minimo. E si vede bene, non ha... Di solito le asticelle, poi è anche tutta metallica, anche la parte finale, alcune sono in plastica, fanno veramente schifo perché si spaccano subito. Io gliene metterei ancora un goccino, perché poi dobbiamo far girare il motore un attimo, che si riempie il filtro dell'olio, riguardiamo poi il livello finale dell'olio motore e abbiamo finito. Proviamo ad accendere, guardiamo che non perda niente e dovremmo esserci. Si dovrebbe sentire la pompa che pompa il gasolio nel filtro del gasolio. Sentite, tic 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 tic. Vi fate fare 3 o 4 giri, quindi 3 o 4 accensioni con la chiave, in modo che pompi, che riempia tutto il filtro di gasolio, e quando lo accendete lasciatelo acceso un 5 minuti. Perché? Perché ho fatto una cagata. Perché non ho aperto qua la pompa del gasolio. Ecco perché. Adesso dobbiamo rifare da capo. Quindi non fate la cagata che ho fatto io. Prima liberate il prefilto del gasolio, se avete questo modello di trattore. Io mi sono dimenticato. Però non succede assolutamente nulla. Ormai al giorno d'oggi i trattori non succede niente, anche se finite il gasolio dentro al serbatoio e fate andare avanti il motore, poi non è che c'è bisogno di spurgare tutti gli iniettori, tutte le robe che si facevano un tempo. Ormai i trattori vanno lo stesso, si riempie di nuovo il serbatoio di gasolio, fa andare la candela che riempie il prefiltro, il filtro del gasolio e basta. Tutto alla grandissima. Adesso l'ultima cosa che rimane da fare è controllare il livello qua con la stanghettina dell'olio. Perfetto, è appena sotto il massimo. Allora adesso sistemo un secondo, pulisco un attimo e poi, tanto che ci sono, do una soffiata a radiatori, griglie, dentro anche il motore e tutto quanto, in modo che sia tutto pulito. Per il filtro aria è molto semplice, si svitta questa farfallina qui, occhio perché c'è anche una rondella. Abbiamo il primo tappo, poi abbiamo l'altra rondella che tiene il filtro vero e proprio, e poi c'è anche il filtro ancora più fine dentro, ma che alla fine quello che fa il più grosso è questo qui, che si riempie sempre di polvere, ma una soffiata dentro va sempre fatta. Anche questa volta era abbastanza pulito. In estate, tutti i giorni, se lavorate con i mezzi, tutti i giorni, se anche lavorate in ambienti polverosi, sono da pulire. C'è ora in questi casi la pistola che va dentro e che spruzza l'aria. È un tubicino di metallo tutto lungo che ha tanti fori, microfori, e che spruzza l'aria poi ai lati, perché si annida un casino di polvere dal radiatore in basso e non ci si arriva mai. Aggiungo due ultime cose. La prima è che non è necessario, a mio avviso, a mio personale avviso, lavare il trattore in modo super mega approfondito, cioè basta che sia pulito, soffiato, che le parti più importanti siano sempre pulite e lubrificate, perché alla fine è un mezzo di lavoro, ok? Quindi un mezzo di lavoro e non è un mezzo che deve essere sempre pulito perfettamente. Adesso poi magari The Italian Farmer mi fa il culo perché lui invece li pulisce. Spero che non guardi questo video. Importante anche il primo e il secondo tagliandi. I primi tagliandi, specialmente il primo, che vabbè l'ho già fatto, questo qua è il mio secondo. Importanti perché quando comprate una macchina nuova, un trattore nuovo, all'inizio il motore ha tutta una serie di residui al suo interno che, usandolo, poi vanno a decantare nell'olio. Quindi è veramente importante, specialmente anche il filtro del gasolio, che purtroppo il gasolio agricolo non è mai pulito, e quindi per una salute anche sempre costante del motore, di quello che si usa, è bene anche fare i tagliandi anche un po' prima delle ore sul libretto. Fate comunque riferimento sempre al vostro libretto delle istruzioni. Importante anche segnare le ore in cui è stato fatto il tagliando. Vi lascio il link di Bazar Giusto qua sotto in descrizione, trovate tutto quanto, e direi che ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao belli.